Siamo qua con Gianluca Rotelli, siamo nel post gara tra SD Pallavolo Minturno e Pallavolo Nettuno. Allora oggi Gianluca, oggi per te è una giornata particolare, tu che sei diciamo scaurese di sangue. Esatto, sì, no, io ho gli antenati di Scauri, quindi era quasi un piccolo derby, però niente, ci tenevamo a uscire fuori a testa alta da qua, ecco, sicuramente. Una gara che chiaramente ci si teneva a vincere anche perché la situazione diciamo non è di quelle, posso dire, abbastanza buona, anche perché sei arrivato con qualche giocatore infortunato. Sì, siamo venuti senza 5 giocatori infortunati, debitati da un'influenza intestinale, e quindi era quasi impossibile fare il risultato. Certo, potevamo fare qualcosina in più, ma era difficile, veramente difficile, sì. Allora, oggi abbiamo visto il libero Menichelli che è iniziato un po' male, dopo nel terzo set è andato bene. Una Cerullo eccezionale nei primi due set, poi nel terzo set è venuto a mancare. Che cosa è mancato oggi, magari, per poter fare il cosiddetto sacco pieno? Sicuramente sono mancati i due attaccanti di banda titolari. Il posto 4 è venuto a mancare. Dall'analisi della partita, i numeri, abbiamo messo a terra 3 palloni da posto 4, in 3 set sono veramente pochi. Magari a muro molte volte non si è riusciti a fermare, oppure qualche altra cosa? Sicuramente anche, non è facile murare gli attaccanti del Minturno, un buon palleggiatore esperto, molto spesso ci hanno messo in difficoltà, bravissimi loro sicuramente. Quest'anno obiettivo della società? Obiettivo della società è raggiungere la salvezza il prima possibile, ce la stiamo mettendo tutta, speriamo.